La legge numero 2 del 14 febbraio 2011, approvata dal Consiglio regionale, recita come titolo azioni orientate verso l'educazione alla legalità. E all'articolo 6 di questa legge leggiamo che la Regione, al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità, istituisce la giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime. Giornata che si è scelto di celebrare tutti gli anni il 21 di marzo. E proprio il 21 marzo 2012 è la prima occasione in cui viene celebrata questa giornata istituita dalla legge regionale ed è un'occasione importante per sollecitare la memoria e per far sì che soprattutto i più giovani possano recepire quelli che sono alcuni esempi importanti della nostra storia recente e possano soprattutto trasformarli in occasioni di crescita civile e di edificazione di una società migliore. In quest'ottica è stata proposta presso la Sala Gaber del Consiglio regionale una iniziativa, ovvero la proiezione del film Un eroe borghese, dedicato alla figura dell'avvocato Giorgio Ambrosoli. E allora è un bel modo questo per ricordare il 21 di marzo e la giornata di memoria dell'impegno contro ogni tipo di mafia. Mi sembrava importante sottolinearla con un circoletto rosso, per così dire, e per questo è bene anche ascoltare la voce di due testimoni della giornata. Da un lato la figlia dell'avvocato Ambrosoli, Francesca Ambrosoli, e dall'altro uno dei componenti di un'altra istituzione che è stata istituita dalla legge regionale di cui parlavo prima, ovvero l'osservatorio permanente contro la criminalità. Uno di questi membri dell'osservatorio è Francesco Pisa, che sentiremo tra poco. Credo sia sempre importante ricordare vittime o comunque persone d'esempio per continuare a prendere spunti da loro e migliorare le proprie attività, il proprio lavoro, come uomini e come cittadini. Quella memoria credo che debba essere sempre legata a un impegno che si prende individualmente, un impegno che si prende anche come comunità, come collettività. E mi piace ricordare che questa giornata che oggi celebriamo in Regione Lombardia si inserisce in una piccola importante tradizione che è quasi ventennale della giornata della memoria dell'impegno in memoria delle vittime delle mafie, che ormai da 17 anni si celebra a livello nazionale. Per cui il fare memoria però deve essere generatore di un impegno, di una scelta, di un modo di fare, di vivere nel proprio quotidiano e poi nella propria professione per costruire, ripeto, un paese più bello e migliore. In quel più bello e migliore la testimonianza Ambrosoli è straordinaria, perché nella sua grande competenza, professionalità e credo anche umiltà ha smosso, ha cambiato anche un modo di porsi rispetto a dei temi che apparentemente sembravano inavvicinabili. Ecco, nella sua umiltà, credo, nella sua grande competenza, è un testimone estremamente credibile e un italiano di cui credo ognuno di noi possa essere assolutamente fiero.